Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, oggi vi giro un mukbang assaggio molto semplice perché assaggerò tre prodottini, ma gustosissimi e qui avete un'anteprima. Avete indovinato di che cosa si tratta? Allora, si tratta di questi biscotti alla Nutella, eccoli qua, fatti tipo wafer così. E poi questi altri, io li ho già aperti ma solo per fare la foto. Questi altri invece così, eccoli qua. E niente, non vedo l'ora di provarli. Adesso mi potrei anche fare la foto di anteprima. Scusate il disordine, c'è un disordine dietro perché sto facendo pulizie. Infatti ho lo straccio lì. Vabbè, potrei fare anche la foto di anteprima, tipo così, o così, così. Ok, scusate raga, per fare l'anteprima ho stoppato il video. Vabbè, qualcosa sarà venuto fuori. Comunque, vado a provare questi due prodottini e poi questa bibita con il Pikachu che mi è piaciuta subito come l'ho vista. Ho detto il Pikachu deve essere mio ed ha il gusto di limone dei Pokémon. Questi prodotti un po' strani, così li ho presi da OD Store, che poi vi farò anche il video dopo aver fatto il mukbang. Vi faccio... Scusate, niente, oggi non lo so se riuscirò a fare questo video perché prima starnutisco, poi blocco il video. Allora mi leggo anche i capelli, va che è meglio, così non mi vanno in faccia. Ripeto, scusate il casino, ma sto facendo pulizie grosse. Anche lì si vede un po' di casino. Sto facendo pulizie grosse, però volevo prendermi una pausa per fare merenda. Background, diciamo così, non l'ho sistemato, non sono stata professionale assolutamente, mi dispiace, roba casalinga così come viene. E quindi andiamo ad assaggiare prima di tutto la bibita con il Pikachu. Appunto, il negozio è ODS Store, c'è anche online. Allora, il colore è trasparente. Vi leggo anche gli ingredienti se vi possono interessare. Allora, acqua gassata 99%, sciroppo di mais ad alto fruttosio, zucchero, aroma di sidro, E330, che l'E330 è l'acido citrico. E allergeni, per allergeni vendi ingredienti in maiuscolo. Beh, comunque non c'è chissà che cosa, non ci sono coloranti perché appunto il colore è proprio così, e già questo è un bene che non ci siano coloranti. Andiamo ad assaggiare. No, allora non sa di limone. C'è scritto cider flavor, cider. Mi era venuto in mente limone. Invece sa di banana. Perché citrus e limone, cider è un'altra roba, ma non mi risulta banana. Però sa di banana. È molto frizzante e mi piace perché io adoro le cose che sanno di banana. Quindi secondo me questa qua sa di banana. Però dovrei capire se l'hanno scritto da qualche parte. Acqua gassata, no, aromatizzata al cedro, c'è scritto qua. Ma secondo me non sa di cedro, sa di banana. Te l'assaggio un altro po', ma questa per me è banana. È banana. Vabbè, andiamo ad assaggiare questi. Eccoli qua, Nutella. Cioè, qua c'è scritto Hanuta, però è Nutella.
sono, allora vi leggo gli ingredienti: cioccolato al latte con zucchero, burro di cacao, massa di cacao, latte scremato in polvere, burro anidro, lecitina emulsionante, lecitina di soia, girasole e vanillina, grassi vegetali tipo olio di palma, zucchero, nocciole, farina di frumento, latte scremato, latte intero, siero di latte arricchito di proteine, cacao magro, lecitina emulsionante, amido grano, agente lievitante, idrogeno carbonato, vanillina. Allora, non è che ci sia niente di che, il problema è che c'è l'olio di palma, ma per il resto non è male. Uno di questi ha 203 calorie e pesa 34,5 grammi. Andiamo ad assaggiare. Ha un profumo buonissimo, si sente proprio il profumo di Nutella. Il sapore si avvicina tantissimo a quello del Kinder Bueno. Sì. Mi ricorda tanto tanto il Kinder Bueno. Il Kinder Bueno lo adoro, quindi sono felicissima. Ecco, non è che sappia descrivere bene i gusti, però per essere più chiara, immaginatevi il gusto del Kinder Bueno, è quasi uguale, si sente un pochino di più il latte perché c'è anche il latte in mezzo, ma per il resto è lui. Buono, questi qua adesso però li vado a mettere in frigo. Li metto in frigo perché col caldo non si sciolgono, perché già questo è un po' mollo e secondo me da frigo sono buoni comunque, anche se sono più duri. Che bontà. Vado a bere un altro po' di bibita alla banana, che sono ancora convinta che sia banana e non cedro. Avete presente le Haribo alla banana? Quelle fatte così. Ecco, lo stesso sapore. Adesso andiamo ad assaggiare questo, che è un wafer, un wafer con dentro la Nutella. Allora, l'immagine qua però è diversa perché fa vedere la granella, mentre qua granella ce n'è tipo uno. No, ma neanche perché sono pezzi di wafer, cioè la granella qua non esiste. Quindi boh, vi leggo gli ingredienti un attimo. Qua troviamo zucchero, grassi vegetali come olio di palma e karité, farina di frumento, nocciole, siero di latte in polvere, cacao magro, cioccolato al latte finissimo con zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, massa di cacao, lecitina di soia, di girasole e vanillina. Latte scremato in polvere, burro, aromi, sale, cioccolato extra dark, zucchero. C'è anche il cioccolato extra dark, dove lo vedo? Boh. E zucchero, cacao, lecitina di soia. Sì, non è che sia chissà che cosa gli ingredienti. L'unico è che c'è l'olio di palma e di karité. Vabbè, andiamo a vedere com'è.
È secco. Cioè, rispetto a questo qua, questo è bello cremoso, è bello gustoso. Questo qua è secco tipo tronchi. Infatti il tronchi a me non piace. Nonostante sia secco e non mi faccia impazzire, però il cioccolato al suo interno, cioè di granella ce n'è poca, ma non è che mi interessi tanto la granella, mi piace di più sentire il cioccolato. Il cioccolato all'interno devo dire che è buono, ma anch'esso è un po' duretto. Questi magari allora li lascio fuori dal frigo, perché se li metto in frigo diventano ancora più duri, invece magari li metto. Li faccio sciogliere un po' anche se c'è caldo e questi qua devono essere buoni un pochino più morbidi perché secondo me questo è un po' troppo duro. Il wafer buonino, sì, però niente di speciale. Questa confezione 10 stick e ogni stick contiene quante calorie? 119, mentre questo 203, che sono quasi il doppio, però questo è veramente top, questo è una figata, è troppo troppo buono. Questi qua sono buonini, niente da dire, buoni, però potevano impegnarsi un pochino di più. Con questo è tutto, io vi saluto, vado a finire le pulizie così smaltisco tutte le calorie che ho mangiato adesso. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.